E adesso anche tu sai fare la carbonara a prova di idiota. Prego. Ciao, Matteo Fronduti, ristorante Vanna di Milano, e oggi siamo qui nella cucina di Mancis perché tu non sai fare la carbonara. Per fare la carbonara ci servono pochissimi ingredienti: guanciale, uova, pecorino, pasta e alla fine un po' di pepe. I facitori di carbonara si dividono in tre grandissime categorie. Gli ultra ortodossi, per cui esiste solo una ricetta con solo tre ingredienti, che sono guanciale, pecorino romano e uova. I moderati, che possono tollerare l'aggiunta di un po' di grano al pecorino per non averla ultra sapida, e in casi estremi addirittura una parziale sostituzione con la pancetta. E i liberal, che fanno un po' quel cazzo che vogliono. Che cazzo so di cosa fanno a casa loro. Abbiamo deciso di utilizzare i tre ingredienti più ortodossi per venire incontro alle piccole intelligenze che avrebbero avuto comunque qualcosa da ridire. Primo passaggio, il taglio del guanciale. Togliamo la parte esterna con il pepe che è servito per invecchiare e insaporire il guanciale. Non lo vogliamo in cottura, metteremo poi pepe fresco, è più gradevole. Lo tagliamo non sottile, non vogliamo che diventi una cialda croccante svuotata di sapore, ma un pezzo di grasso cotto è assolutamente piacevole in bocca. Andiamo a mettere in una padella, praticamente fredda, e facciamo in modo che il guanciale cuocia nel suo grasso, che con l'aumento del calore rilascerà. Quando il grasso espulso sarà abbondante, andremo a filtrare il guanciale per farlo rosolare in altro nuovo grasso che dovrà espellere. Il grasso filtrato non lo buttiamo via, lo teniamo alla fine per non perdere una spinta di gusto che potrebbe assolutamente servirci per la nostra carbonara. La carbonara, così come la conosciamo noi oggi, compare per la prima volta negli anni 50. Fai fino a manovra, che se no scendo gli buco le gomme, così almeno non la sposta più sta cazzo di macchina. Grattugiamo il pecorino. Scelta del pecorino: ortodossamente romano, così tutti gli animi si pacificano. Scelta della stagionatura: dipende come ti piace. Se vuoi la carbonara più sapida, il pecorino sarà più vecchio. Se vuoi la carbonara meno sapida, il pecorino sarà più giovane. Se vuoi una sapidità assolutamente moderata, il pecorino lo puoi mixare con qualsiasi altro formaggio di tipo grana che a te piace. Devo scolare il guanciale, vi serve un close qua. Facciamo in modo che risulti il meglio cotto e il più croccante possibile. La pentola dell'acqua in cui cuoceremo la pasta sta sobbollendo, quindi circa intorno agli 80-85 gradi. Mentre il guanciale cuoce, andiamo a preparare le uova con il formaggio. Uova di gallina 2. Se le trovi qualche altro animale e ti piacciono, usale. Se non vedi che mi sono lavato le mani è perché è noioso, il montaggio l'hanno tolto, stiamo registrando. I due tuorli li mettiamo a bagnomaria e continuiamo a muoverli affinché non si trasformino in una fottuta frittata. Continuiamo a muovere le uova in modo che inizino a cuocere senza coagulare. Quando abbiamo reso omogeneo il composto, aggiungiamo il pecorino. Torniamo sul fuoco per farlo fondere. Se la salsa risulta un po' troppo densa, come in questo caso, possiamo aggiungere poche gocce di acqua calda. L'acqua non è ancora stata salata. Il pecorino si sta fondendo, l'uovo sta cuocendo, il guanciale continuiamo a scolarlo. Ultimo ingrediente, il pepe nero, che si è in grani, macinato al momento, e anche qui quanto vuoi soffrire. Ultima cosa da fare, cuocere la pasta. La pasta sta cuocendo, ho scelto le mezze maniche perché è un formato che a me piace, e la carbonara con le mezze maniche si può mangiare con il cucchiaio, che dà molta soddisfazione.
Qual è il formato giusto per la carbonara? Il formato di pasta giusto non esiste, perché non esiste una vera ricetta della carbonara. È un piatto moderno, non affonda in nessuna tradizione regionale italiana e per quanto tua nonna la facesse bene già 30 anni fa, anche tua nonna era moderna. Raccolgo la pasta con questo strumento naif e la metto dentro la... La scoliamo senza asciugarla completamente. Un po' di umidità ci serve per mantecare la salsa. Aggiungiamo il guanciale. La pasta deve saltare perché così si manteca incorporando aria e risultando meno liquida. La carbonara è pronta, se vuoi puoi mangiarla anche qui dentro, se invece vuoi fare il civilizzato la puoi mettere in un piatto. E adesso anche tu sai fare la carbonara a prova di idiota. Prego.